Prima pagina. La giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi. E bentornati carissimi telespettatori di Radio Roma Television in questo nuovo lunedì ricco di notizie. Questa è Prima Pagina, il vostro angolo dedicato a tutte le novità che arrivano da Roma, dall'Italia e dal resto del mondo. Sono Andrea Candelaresi e per la prossima ora vi terrò compagnia. Bene, tante le novità sul fronte internazionale, con la Cina che rincara la dose, si fa per dire, per una proposta di pace tra Ucraina e Russia. Lo fa essenzialmente con una proposta del suo ministro degli esteri Wang Li, che ha contattato nuovamente Sergei Lavrov, una proposta di pace in 21 punti che però fa storcere il naso agli Stati Uniti. Sì, perché Anthony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, avrebbe affermato di una Cina che in realtà non vorrebbe esattamente la pace, vorrebbe una pace propedeutica al benessere russo essenzialmente. E questo ci fa interrogare anche su quello che è il ruolo della Cina, no, in questo conflitto. Bisogna fidarsi degli Stati Uniti o bisogna fidarsi dei cinesi? I cinesi vogliono realmente la pace o vogliono alimentare quella proposta, no, di partnership strategica con la Russia che è stata avviata proprio la settimana scorsa? Tanti i punti interrogativi ormai a più di un anno dall'inizio del conflitto. Nel frattempo in Ucraina si contano le vittime, più di 100.000 tra le file ucraine, probabilmente forse anche di più quelle tra le fila russe. E nel frattempo in Iran i Pasdaran hanno annunciato di aver sviluppato un missile cruise a lungo raggio. Ciò preoccupa, e non poco, sempre gli Stati Uniti d'America e gli alleati occidentali, anche perché quel missile è in grado di arrivare anche sul territorio europeo, ad esempio, non che sia stato creato ovviamente con quello scopo, però l'armamento, no, dell'Iran è certamente una croce per gli Stati Uniti e per chi non vorrebbe l'Iran come potenza regionale in quell'area di mondo, il Medio Oriente, che ormai calda purtroppo da troppo tempo. A proposito di Medio Oriente, in questa settimana racconteremo tutti i massacri che sta subendo il popolo palestinese per mano delle truppe israeliane. Le truppe israeliane che sarebbero entrate in alcuni campi profughi e avrebbero ucciso dei civili, alcuni di questi anche minorenni. Li racconteremo con la comunità palestinese di Roma e del Lazio proprio in questi giorni. Poi non possiamo non parlare purtroppo di un altro massacro, questa volta un massacro che ha come colpevole il mare, sì, ma che ha come colpevole anche gli scafisti e tutti coloro che non gestiscono l'immigrazione nel migliore dei modi. Sono più di 80 gli immigrati che sarebbero morti nel Mar Mediterraneo a largo delle coste di Crotone. Sarebbe stata arrestata uno scafista che avrebbe fatto partire questo barcone direttamente dalla Libia. Ebbene, ci fa questo scandalo, perché così viene chiamato, ci deve far riflettere, no, su quelle che sono le politiche migratorie dell'Italia, sui nuovi accordi con la Libia, con la Guardia Costiera Libica, degli accordi firmati soltanto un mese fa da Piantedosi e da Giorgia Meloni, che ce lo ricordiamo erano in visita a Tripoli proprio per chiudere un duplice accordo, quello sull'energia e quello sui migranti con il paese del Nord Africa, forse più diviso, no, dal fronte interno di tutti. E poi questione spinosa sempre per il governo Meloni, il caso Cospito. La Cassazione ha respinto la richiesta dell'anarchico al 41 bis, richiesta che appunto era per fargli togliere questo regime di carcere duro. Rimarrà al 41 bis Alfredo Cospito, che avrebbe affermato di voler comunque continuare il suo sciopero della fame. Ormai non mangia e non beve da più di 120 giorni, beve soltanto qualche soluzione salina e qualche soluzione vitaminica, ma probabilmente interromperà anche quel tipo di cura. E lui stesso ha detto: mi lascerò morire, ma c'è chi per me fuori dal carcere continuerà la mia lotta. E poi novità in casa Partito Democratico, perché ieri sera è arrivata una vera e propria sorpresa dalle primarie del PD. Ha vinto Elly Schlein, che dunque si candida come nuova segretaria di un Partito Democratico che sembra dunque rinnovarsi del tutto, forse mi verrebbe da dire rivoluzionarsi. Ebbene, allora andiamo a vedere come questi temi più caldi di giornata vengono visti, letti, analizzati dalle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Partiamo
dal Corriere della Sera, che titola Sorpresa PD, vince Schlein. Quindi il Corriere della Sera appunto apre con la vittoria nelle primarie del PD di Elly Schlein, la prima segretaria donna del Partito Democratico. Ricordiamo, Elly Schlein viene da un paese nei pressi di Lugano, quindi è in parte svizzera, ha partecipato come volontaria per la vittoria di Barack Obama nel 2008, quindi comunque un certo legame con i Dem statunitensi. Perde Bonaccini di 4 punti percentuali, Bonaccini che quindi probabilmente tornerà a ricoprire un ruolo importante nel PD e forse, perché no, proprio nel PD emiliano. E poi il barcone si spezza a 100 metri dalla riva, la strage dei migranti, no, ne parlavamo, a 100 metri dalla riva di Crotone, a largo di Crotone, quasi 80 i migranti morti, proprio arriva a largo delle coste di Crotone. Come dicevamo, questo è un evento, l'ennesimo purtroppo tragico, che ci fa comunque riflettere, no, su quelle che sono le politiche migratorie proprio dell'Italia nell'ultimo periodo e su quelli che sono gli accordi chiusi con la Libia nell'ultimo mese, accordi che prevedono che l'Italia rifornisca la Guardia Costiera Libica di mezzi, uomini e know-how proprio per evitare tragedie del genere. Evidentemente l'accordo non ha portato a grandi risultati nel breve periodo, anche perché questo purtroppo è quello che vediamo, continuiamo a vedere in mare, complice uno scafista che poi in realtà avrebbe avuto degli accordi con la Guardia Costiera Libica, proprio quella Guardia Costiera Libica che noi andiamo ad alimentare con soldi pubblici. E poi la Repubblica, la strage delle donne e dei bambini. Ecco, anche la Repubblica apre con la strage nel Crotonese, arriva insomma a largo del mare Crotonese, purtroppo tra i morti ci sono soprattutto donne e bambini, no? I più fragili che affronterebbero questi viaggi veramente della morte più che della speranza. E poi una sorpresa di nome Elly, si parla appunto di Elly Schlein, il commento di Occhetto, è entrata finalmente aria nuova, ora fondere utopia e pragmatismo, quindi c'è aria di novità, c'è aria di rivoluzione, se vogliamo, nel Partito Democratico. Sarà effettivamente così o è solo una facciata? Se lo chiedono in tanti, se lo chiedono tantissimi analisti di politica nostrana, insomma, Elly Schlein è veramente un volto nuovo, sì, ma può rivoluzionare il Partito Democratico, può rivoluzionare la sinistra in Italia, insomma, è tutto da vedere. La Stampa, la strage degli innocenti, quindi anche La Stampa apre con un'altra foto di questa strage che si è consumata in Calabria. E poi Schlein a valanga, il PD volta pagina, Schlein vince con circa 5 voti percentuali in più rispetto a Bonaccini, è una vera e propria sorpresa, anche perché i sondaggi davano un Bonaccini in netta maggioranza rispetto ad Elly Schlein, una netta maggioranza che poi è stata smentita dalle urne. C'è da dire che più di 1 milione di italiani hanno votato in queste primarie, insomma un numero direi alquanto ingente, anche perché stiamo parlando di primarie del Partito Democratico, tra l'altro a pagamento, perché sappiamo, no, che si fa una piccola offerta al Partito Democratico quando si va a votare. Libero, le accuse di Panzeri, deputati PD eletti coi voti del Marocco, il compagno arrestato inguaia tutti, la rivelazione, i servizi segreti del Maghreb si sono mossi per trovare preferenze ai politici rossi. E poi i Dem perdono le primarie, la Schlein batte Bonaccini, ribaltato il voto nei circoli. E poi un'altra strage di migranti e l'opposizione cavalca l'onda, scafisti e bonisti, la colpa è di chi illude i disperati. Un'altra lettura, quella di Libero, rispetto alla strage che si è consumata appunto nel Crotonese, secondo Libero, questa strage di migranti verrebbe cavalcata dall'opposizione, insomma, da vedere, in ogni caso è certamente una strage. E poi si parla di Panzeri, ce lo ricordiamo, dello scandalo Qatar Gate, adesso non solo Qatar, si parla anche del Marocco. Marocco che attraverso i servizi segreti, secondo Libero, avrebbe avuto un ruolo
proattivo nell'elezione di alcuni europarlamentari. Anche qui, insomma, tante le domande, tanti gli interrogativi. Una cosa è certa, bisogna fare un bel repulistino di corrotti nell'Europarlamento se si vuole avere un'Europa veramente sovrana. E poi l'avvocato di Cospito sale in cattedra al liceo. Quindi si continua a parlare anche qui del caso Cospito sul Libero. Il Giornale: maltempo e accoglienza fanno strage di migranti, sciacallaggio a sinistra. Beh, questo titolo direi alquanto grave del Giornale, anche perché si parla di maltempo e di accoglienza che fanno strage di migranti, cioè ad uccidere quelle 80 persone nel Crotonese, secondo il Giornale, sarebbero state il maltempo e l'accoglienza, cioè accogliere i migranti. Beh, insomma, secondo le indagini portate avanti dai carabinieri, in realtà è tutt'altro ad aver ucciso quegli 80 migranti, ovvero gli scafisti libici, quegli scafisti che avrebbero fatto partire un barcone malandato direttamente dalle coste libiche. Poi sì, il maltempo certamente ci ha messo del suo, ma non è certamente l'accoglienza a fare delle stragi. E poi il PD si chiude in salotto, Schlein leader a sorpresa. Quindi anche qui si parla di Elie Schlein. In Iran avvelenano le ragazze per far chiudere le scuole, quindi un'altra rivelazione shock che arriva dall'Iran, secondo il Giornale, quella secondo la quale i Pasdaran avvelenano le ragazze, appunto le donne, per non farle andare a scuola e dunque far chiudere le scuole che accolgono appunto le donne. Il Fatto Quotidiano, PD, elettori contro apparati, Elie Schlein batte Bonaccini. Perché elettori contro apparati? Perché nei circoli del PD si era votato Bonaccini. Gli elettori invece, quel milione di elettori che è andata poi alle urne a votare per le primarie, ha votato Elie Schlein. Quindi c'è una sorta di spaccatura tra chi, insomma, un ruolo da dirigente, no, all'interno del PD, o meglio più che da dirigente, insomma da consigliere, chi ha un ruolo attivo nelle politiche del PD, e chi invece è semplicemente un elettore, no? Due voti totalmente differenti, uno ha ribaltato l'altro, alla fine a vincere sono gli elettori, numericamente parlando, a vincere è Elie Schlein. E la Verità: il dolore e gli sciacalli, immigrati, tragedia dell'ipocrisia. Quindi si parla di ipocrisia dell'accoglienza, secondo La Verità, quell'accoglienza che avrebbe portato a questa morte, no? Un'idea molto simile a quella del Giornale. Poi balneari: dove sbagliano l'Unione Europea e il Colle. Quindi si parla ancora delle concessioni dei balneari. Il PD è il partito dei marocchini, questo titolo, insomma, secondo il quale, no, il PD sarebbe stato eletto in Europa grazie a l'intelligence marocchina, che avrebbe corrotto alti vertici dell'Unione Europea per fare entrare appunto Panzeri e probabilmente altri europarlamentari appunto nell'Europarlamento. Il Tempo: svegli Europa, tragedia in mare. Il Tempo chiede quindi che ci si svegli, no, all'interno dell'Unione Europea per evitare queste tragedie. E poi vittoria di Schlein su Bonaccini, affluenza flop alle primarie PD. Insomma, affluenza flop sì, però un milione, ricordiamolo, un milione di votanti per delle primarie, insomma comunque numeri importanti nonostante siano in calo. Più multe per sosta selvaggia nella nostra regione, insomma aumentano le multe per i divieti di sosta. Poi il Messaggero: violenza politica, pene più alte e la strage della disperazione. Appunto si parla di una vera e propria strage, quella a largo di Crotone. A Crotone naufraga la strategia di Meloni, vedete il Domani invece si scaglia contro gli accordi firmati da Giorgia Meloni e dal suo entourage, composto tra gli altri anche dal ministro degli interni Piantedosi, con la Libia. Poi Superbonus: gli unici incroci dopo il blocco. Questo il titolo del Sole 24 Ore. Chiudiamo con il Mattino: dov'è l'Europa? Questa è la domanda del Mattino di fronte all'ennesima strage che riguarda il Mediterraneo. Bene, queste le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo qui su Radio Roma Television per dare gli aggiornamenti dai quattro angoli del mondo. A tra poco.
Bentornati carissimi telespettatori di Radio Roma Television qui su Prima Pagina per la nostra seconda parte dedicata alle notizie che arrivano dai quattro angoli del mondo. A proposito di quattro angoli del mondo, apriamo il grand'angolo sulla Transnistria, questa regione della Moldavia semi-indipendentista molto vicina a Mosca che confina con l'Ucraina. C'è apprensione in queste ore proprio in quella regione poiché potrebbe aprirsi, secondo vari analisti, un nuovo fronte e questo potrebbe essere un problema per l'Ucraina del Sud. Il servizio. Allora, dottoressa, siamo in un periodo in cui la siccità è diventato certamente tema chiave nella discussione pubblica per quanto riguarda climate change, per quanto riguarda l'ambiente, la lotta che bisogna fare per la salvaguardia ambientale, però si parla poco quali sono le aree colpite a livello mondiale quando si parla di siccità. L'Italia fa parte delle aree del mondo più colpite, sono le aree messe decisamente peggio da questo punto di vista. Ma in questo momento mi sono messa davanti la cartina del mondo, in particolare l'osservatorio sulle aree di siccità curato da Copernicus, ma ce ne sono diverse di queste mappe. In effetti in questa mappa l'Italia non appare tra le zone più colpite quando in effetti lo è. In questo momento in particolare ho visto proprio oggi una delle tante cartine, delle tante mappe che distribuisce il centro del CNR che è in Umbria, e in questa mappa si vede bene che tutto il nord, tutta la pianura padana è in preda a una grossa carenza, insomma, di acqua al suolo. E questo è un fenomeno che riguarda un po' tutta l'Italia, anche se appunto siamo abbiamo una penisola rivoltata rispetto al solito, perché il sud sta un po' meglio e normalmente non è così. Dalla mappa di Copernicus vedo sicuramente una situazione preoccupante in Nord Africa e in Medio Oriente. Vedo una situazione preoccupante in Sud America, in particolare so già per altre vie che in Argentina e anche in Brasile c'è una grossa siccità. Vedo una situazione abbastanza preoccupante nel Corno d'Africa, ma da questa cartina non apparirebbe così preoccupante come invece è, perché sappiamo che in Corno d'Africa, tra l'altro, c'è una siccità protratta che ormai dura da alcuni anni, poi alcune volte, come sempre, avvengono la siccità, tra le tante cose che provoca anche l'impermeabilizzazione del terreno, perché il terreno diventa duro, quindi quando piove trattiene meno l'acqua e questo provoca dei disastri inenarrabili, e questo è già successo più volte in Kenya, in Somalia, in quei paesi. E poi anche sappiamo che lo scorso anno, ma anche tuttora, vediamo dei focolai in Asia, e in Asia, tra l'altro, la carenza d'acqua. Voi sapete benissimo che l'Asia è molto densamente popolata, quindi la carenza d'acqua ha delle conseguenze veramente disastrose. E, insomma, la siccità è un fenomeno diffuso. L'anno scorso, tra l'altro, c'è stata anche un grosso periodo di siccità negli Stati Uniti. Adesso sono arrivate delle piogge molto, anch'esse molto disastrose in California qualche settimana fa. Queste piogge comunque hanno posto fine a un periodo di siccità veramente prolungato anche in California, tant'è che la California sta mettendo a punto dei sistemi per cercare di risparmiare acqua in tutti i modi possibili, e io spero che il mondo riesca a cooperare per cercare di affrontare questo fenomeno che è veramente molto preoccupante. L'Italia comunque
si trova nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è un hotspot del cambiamento climatico e peraltro è proprio uno dei pericoli maggiori che corriamo, è proprio quello della siccità, delle ondate di calore protratte, dei giorni e delle notti di caldo intenso che potrebbero, soprattutto in Medio Oriente, ma potrebbero rendere alcune zone inabitabili. Queste sono le proiezioni, i modelli che ci danno i modelli, insomma. Ecco, tanti i fenomeni, no, che potrebbero scaturire da questa siccità, fenomeni di difficile gestione, dalle guerre per arrivare ai fenomeni migratori. Stiamo già vivendo un periodo in cui si registrano guerre e migrazioni di massa a causa della siccità. Sono diversi anni che questa cosa è stata tra l'altro denunciata ed affrontata anche dal WWF a livello internazionale. Io ricordo che 20 anni fa, in preparazione del summit, 10 anni dopo il summit di Rio, quello in cui vennero varate le grandi convenzioni per l'ambiente, da quella sul clima, quella sulla biodiversità e quella sulla desertificazione, si lanciò proprio un grande allarme sull'acqua e noi fummo sorpresissimi perché venne fuori una dichiarazione dal Vaticano dicendo noi siamo d'accordo con WWF e Greenpeace sull'acqua ed era la prima volta che si manifestava una tale vicinanza. Quindi, come vedete, anche l'enciclica di Papa Francesco sul Laudato Si' non nasce dal nulla, nasce da una coscienza che la questione dell'acqua sta avendo un impatto fortissimo sulla vita di milioni di persone, di decine, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e quindi che la cosa va denunciata. Come può l'acqua è protagonista in moltissimi sensi che noi neanche riusciamo a immaginare perché poi noi non abbiamo un'esperienza tale da poterla avere nella nostra cultura questo. Ma per esempio in molti luoghi c'è proprio la guerra rispetto alle risorse idriche. Per esempio in Medio Oriente noi abbiamo l'1% delle risorse d'acqua del pianeta e vivono lì il 5% della popolazione, vive lì il 5% della popolazione mondiale, quindi è chiaro che queste risorse sono limitate e peraltro nessuno ci assicura che vengano anche equamente ripartite perché poi questo è quello che succede. Noi siamo stati testimoni come WWF nel corso degli anni anche molte volte di tentativi di deviare i corsi dei fiumi, mandando per esempio alla moria di intere zone, perché appunto anche all'interno dello stesso Stato, perché si voleva favorire una regione piuttosto dell'altra, o si volevano colmare carenze da una parte, però si creavano dall'altra. E dopodiché, chiaramente, meno acqua c'è e poi più l'acqua viene usata male, perché poi diciamocelo, noi notoriamente usiamo malissimo l'acqua, quindi la sprechiamo, la sprechiamo anche in agricoltura, non abbiamo un ordine di priorità, non diamo sicurezza appunto sulla una gestione equa. Io ero in Sudafrica quando, diciamo, a Cape Town si stava per rischiare di chiudere tutti i rubinetti e in una città di 3 milioni e mezzo di abitanti distribuirla con dei punti di distribuzione pochi, mi pare che fossero 20, ma per 3 milioni e mezzo di abitanti potete immaginare cosa sarebbe successo. E leggevo gli articoli sui giornali che dicevano ci stanno nascondendo l'acqua, la stanno dando solo ai ricchi. Voi capite che questo è. Ma del resto Virzì ha fatto un film su Roma, quindi l'ha anche detto. E peraltro vorrei ricordare che si stava per creare una situazione di conflittualità proprio vicino Roma, il lago di Bolsena. Stava subendo e sta subendo dei problemi ecologici forti perché Roma, la capitale, si abbevera proprio da lì
però stava scendendo adesso non sono aggiornata sull'ultime rilevazioni, però qualche anno fa stava scendendo fortissimamente il livello del lago e la popolazione del lago ovviamente si ribellava al fatto che loro dovessero subire le conseguenze delle esigenze dell'acqua per Roma. Ma l'acqua è anche protagonista quando ce n'è troppa, nel senso che non solo perché fa danni se ci vengono i cosiddetti flash flood, cioè queste alluvioni improvvise, intensissime, eccetera, oppure se c'è un uragano, ma dopo cioè, ci possono essere, ci sono quasi sempre problemi di acqua potabile. E quindi anche con i fenomeni estremi opposti abbiamo un problema con l'acqua. Quindi queste sono tutte cose che ci sono sempre state, ma che con il cambiamento climatico aumentano di intensità e di numero. E noi l'abbiamo sempre detto questo, ma non ci aspettavamo di vederlo così presto nella pratica. Vorrei sottolineare a chi sta ascoltando queste parole che noi sì, ne siamo coscienti come quelli che ballavano sul Titanic, però continuiamo a ballare senza fare nulla per abbattere le emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra come il metano che stanno provocando questo fenomeno. Noi invece dobbiamo agire immediatamente perché adesso possiamo comunque in un qualche modo adattarci, nel senso che possiamo cercare di limitare i danni che comunque ci sono, perché possiamo cercare di limitare i danni, di affrontarli e di cambiare un po' come con il clima che cambia per cercare di vivere al meglio. Ma certo, se i fenomeni diventano di estrema violenza, perché poi più calore vuol dire più energia e quindi più fenomeni più violenti, questo è lapalissiano, è evidente che non potremmo non essere in grado di farlo. Quindi noi dobbiamo da una parte abbattere subito le emissioni e non lo stiamo facendo perché le emissioni stanno aumentando, la concentrazione in atmosfera delle emissioni attualmente è circa di 420 parti per milione. Prima della rivoluzione industriale era di 280 parti per milione. Vi rendete conto della differenza? Quando sono nata io eravamo sulle tre, beh, diciamo una sessantina di anni fa, cioè eravamo sulle 315 parti per milione, quindi abbiamo fatto un balzo di proporzioni gigantesche proprio negli ultimi anni. Questo è dovuto al fatto che noi abbiamo inventato sempre nuovi sistemi per emettere anidride carbonica. Penso alle automobili che adesso sono dominate dai SUV e da altre automobili con il motore endotermico che inquinano tantissimo e emettono anche gas serra. È dovuto anche al fatto che i paesi che erano poverissimi stanno cominciando a vedere delle fasce di popolazione, non tutti, perché sono ancora, diciamo, un terzo della popolazione, che hanno accesso a più benessere. E questo è il vero problema, perché lei si occupa di geopolitica, il vero problema è che noi non possiamo dire a loro non dovete svilupparvi. Quello che i paesi di più antica industrializzazione avrebbero dovuto fare sarebbe dovuto essere quella di dare l'esempio di uno sviluppo diverso, cioè di un benessere che è fondato non più sulla quantità ma sulla qualità. Questo non è stato fatto ancora e abbiamo sempre meno tempo per farlo e sempre più andiamo verso misure che dovranno che potrebbero dover essere necessariamente draconiane. Avevamo tutto l'agio per fare una transizione molto, diciamo, smooth, dicono in inglese, cioè molto graduale, e invece adesso dobbiamo veramente correre.
Ribadisco che comunque questa transizione ancora ci può permettere di vivere meglio, perché pensiamo alla differenza tra un'auto con il motore endotermico e il motore e la, sì, il motore, chiamiamolo motore elettrico. È una differenza abissale anche dal punto di vista dell'inquinamento. Ha delle prestazioni migliori, è un motore che si rompe di meno. Ora, tra l'altro, dobbiamo anche cambiare un po' il modello, cioè noi, per fortuna i giovani lo stanno capendo prima di noi, ma i giovani non sono più innamorati dell'automobile, che tra l'altro sono lamiere che noi lasciamo per strada la maggior parte del tempo della giornata. E che però dominano incontrastate le nostre città invece di permetterci di rendere le città il nostro punto di incontro. E se noi riusciremo invece a usare l'automobile quando effettivamente ci serve, usare i mezzi pubblici quando ci servono, usare ognuno anche con il car sharing, il bike sharing, eccetera, il mezzo che gli è più confacente, sicuramente vivremo meglio, avremo meno spazio delle città occupate, avremo più possibilità di incontro e quindi soffriremo di meno la mancanza di cose, perché io sono fermamente convinta che molte volte la nostra bulimia per co sempre più cose. E nasconde poi una carenza di altre della possibilità di incontrare le persone, di condividere degli interessi, eccetera, eccetera, eccetera. Assolutamente. Concludere, è una soluzione che deve essere adottata a livello italiano, europeo, a livello globale. Secondo lei, ad oggi, ci sono i margini per un futuro prossimo, e per prossimo intendo i prossimi 10 anni, per trovare una reale collaborazione in questo? Perché ora come ora manca una vera e propria collaborazione mondiale da questo punto di vista. Noi viviamo un momento di grande tensione a livello globale e probabilmente se non riusciremo ad avere quella capacità, cioè una classe dirigente, non dico quindi solamente la politica, dico tutta la classe dirigente, penso anche alle aziende, eccetera, che sappia collaborare, certo è difficile vincere le sfide. Combattendoci tra di noi invece che combattendo la sfida principale che abbiamo davanti. E noi oggi dovremmo veramente invece affrontare tutta questa sfida, probabilmente, anzi no, sicuramente, la transizione è anche una delle componenti della tensione, nel senso che, per esempio, la Russia è uno stato che fonda tutta la sua economia sugli idrocarburi, sulla vendita di idrocarburi. Non hanno fatto una grande pensata perché adesso, diciamo, almeno dalla parte europea ne esportano molti di meno e quindi la loro economia è in grave pericolo. Se tutti facessero così, sicuramente non saremmo messi molto bene. Io spero però che tutti si rendano conto che anche nell'economia del futuro ci potrebbe essere più ricchezza distribuita, ci potrebbe essere più ricchezza per tutti, perché ricordiamoci che il sole e il vento sono a disposizione di tutti. Non sono più. Che è vero che alcuni paesi dicono noi così perdiamo potere, perdiamo fonti economiche, però sono anche paesi che hanno in casa loro, soprattutto i paesi arabi, stanno investendo molto invece sul solare perché hanno capito perfettamente che quello è il futuro e da lì possono avere la grande quantità di energia di cui hanno bisogno, perché sono paesi che tra l'altro dal cambiamento climatico hanno veramente tutto da perdere. Sono i paesi di cui facevamo riferimento prima rispetto ai giorni e alle notti
con temperature altissime, perché una delle cose che provoca più problemi per il nostro corpo, che non è fatto per temperature superiori ai 30-35 gradi, sono i giorni e le notti molto calde, che con temperature superiori ai 40 gradi, ma abbiamo raggiunto in Medio Oriente, in Pakistan e in alcune altre parti del mondo, abbiamo raggiunto i 50 gradi, raggiunto e superato. Addirittura vi ricordo che 2 anni fa li abbiamo raggiunti i 50 gradi in Canada. Cioè, rendiamoci conto di quello che sta succedendo. Dobbiamo per forza, non dobbiamo reagire con la famosa ecoansia, dobbiamo reagire in modo positivo, anche perché, e qui la finisco, noi vogliamo proprio l'anno prossimo, quest'anno, anzi ormai non è più l'anno prossimo, quest'anno vogliamo mettere in evidenza questo. Le persone possono fare insieme, possono fare tantissimo. Molto spesso si dice: ma che posso fare io? Se tutti cominciano a comprare di meno i combustibili fossili, vedete come le cose cambiano. Stanno già cambiando, perché voi non ve ne siete resi conto, ma sotto la crisi energetica avete consumato meno gas, e questo sta avendo un effetto, ha avuto un effetto. Adesso prima di tutto si è abbassato il prezzo. Ma se continuerete, questo avrà un effetto su tutta l'economia del mondo. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, arrivederci. E qui si parlava di acqua, di siccità, delle guerre che potrebbero scaturire a causa della siccità. Già a partire da questi anni in realtà si stanno vedendo dei conflitti armati in giro per il mondo per l'approvvigionamento dell'acqua e appunto l'allarme per combattere il climate change e dunque la siccità arriva direttamente da Maria Grazia Midulla, lo abbiamo ascoltata, responsabile di clima ed ambiente del WWF. A proposito di guerra, adesso ci spostiamo, come dicevamo, tra Ucraina e Moldavia, in quella regione, in quella striscia di terra che si chiama Transnistria, che rappresenta una regione semi-indipendente della Moldavia stessa, ma molto vicina a Mosca. Bene, secondo alcuni analisti c'è il rischio concreto che il conflitto tra Russia ed Ucraina si apra anche a questa regione, aprendo quindi un nuovo fronte a sud per Kiev, un fronte appunto che trova il proprio epicentro direttamente là in Transnistria. Il servizio. A un anno dall'invasione russa in Ucraina, gli occhi del mondo sono ora puntati sulla Transnistria, regione separatista filomosca in territorio moldavo. Il Ministero della Difesa russo, attraverso il proprio canale Instagram, ha ipotizzato che Kiev stia tramando una provocazione armata contro la Transnistria. Il governo moldavo smentisce, ma cresce di giorno in giorno il rischio che il conflitto si allarghi. Dall'altro lato dell'Atlantico, il presidente americano Joe Biden ha definito un grosso errore la sospensione del trattato START da parte del Cremlino, una scelta non molto responsabile, ma che non vuol dire per forza che Putin stia pensando di usare armi nucleari. Allo stesso tempo l'Italia riconferma il suo impegno in sostegno dell'Ucraina, come ribadito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. E poi parliamo di nuovo di clima ed ambiente perché il costo dell'energia per il settore terziario è triplicato dal 2021 al 2023, un costo triplicato a causa della guerra, dell'inflazione, a causa anche del più alto costo dell'energia dovuto, perché no, anche alle rinnovabili, il servizio. Il calo della domanda, dovuto soprattutto al clima mite in tutta Europa e le ingenti scorte di gas approvvigionate negli ultimi mesi, hanno creato le condizioni favorevoli per una prima riduzione del costo delle forniture di energia. Ma per le imprese del terziario gli esborsi restano comunque altissimi. Per il 2023, infatti, la stima della spesa complessiva per energia elettrica e gas è pari a 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto al 2021. È quanto emerge dall'osservatorio Confcommercio Energia, analisi trimestrale realizzata in collaborazione con Nomisma Energia. Anche la spesa complessiva delle famiglie per elettricità e gas si prevede che scenda nel 2023, dal picco di 82 miliardi raggiunto lo scorso anno a 61 miliardi, valore in ogni caso sempre molto più alto dei 41 miliardi registrati nel 2021. Per quanto riguarda i carburanti, il ripristino delle accise fa risalire a gennaio i prezzi di benzina e gasolio.
E poi, secondo una stima della Commissione europea, nel 2024 ci sarà una spinta dell'1,5% in più per il nostro PIL grazie al piano Next Generation EU. Gli investimenti finanziati dal piano Next Generation EU potranno dare una spinta dell'1,5% al PIL dell'Unione Europea nel 2024 e favorire ulteriormente la creazione di posti di lavoro. Lo stima la Commissione Europea in un rapporto che fa il punto a 2 anni dall'adozione del piano. Bruxelles sottolinea come il programma per la ripresa e la resilienza si sia dimostrato uno strumento estremamente versatile. Nato infatti per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19, si è rivelato utile anche nel primo anno della guerra in Ucraina, con le conseguenze legate alla sicurezza energetica dell'Unione. Il piano mette sul piatto risorse rilevanti anche per la competitività industriale e per la transizione industriale verso un'economia a zero emissioni nette. Ad oggi la Commissione ha erogato oltre 144 miliardi di euro, mettendo insieme sovvenzioni e prestiti. Nuove erogazioni sono previste man mano che i Paesi membri procederanno verso la seconda fase dell'applicazione del piano. E poi qualche notizia che arriva dal mondo dello sport, perché è stato sospeso Paolo Barelli, il presidente della Federazione Italiana Nuoto. Lui si starebbe difendendo affermando che la Federnuoto viene presa di mira negli ultimi anni. Una difesa in 3 punti con tanto di slide. Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, racconta la sua verità e passa al contrattacco. In un incontro con la stampa a Roma, l'esperto dirigente decide di fare chiarezza sulle accuse che gli vengono mosse e che hanno portato, fra le altre cose, a una sospensione di 2 anni imposta dal Comitato Etico della Federazione Internazionale. Dalla storia della Corte dei Conti e delle doppie fatturazioni alla denuncia di Bartolo Consolo, passando per il presunto conflitto di interesse sugli europei del 2022 a Roma, Barelli mostra dati, diapositive e numeri per difendersi. C'è qualcuno all'interno del sistema che probabilmente ha preso di mira la federazione in modo completamente ingiustificato, perché poi sono i fatti che lo danno o meno la giustificazione. Quindi noi speriamo che si parli solo da qui a breve di acqua, cloro e campioni, come noi abbiamo formato in questi anni, essendo considerata una delle federazioni più vincenti. Barelli rivendica con orgoglio i risultati ottenuti alla guida sia della Federnuoto che della Federazione Europea e attende fiducioso l'esito del ricorso al TAS di Losanna sulla sospensione che gli è stata inflitta nel novembre scorso. I documenti sono quelli che sono stati mostrati. Tutto poggia su questo, e quindi se ci sono, se c'è una visione oggettiva dei fatti, dei documenti, non ci devono essere problemi. Cioè, noi siamo molto sereni. Poi ripeto, se arrivano i marziani e ci invadono, sono i marziani e noi possiamo combattere contro gli UFO. E questo era l'ultimo tassello di conoscenza per oggi qui a Prima Pagina. Appuntamento come sempre a domani. Un saluto da Andrea Candelaresi. Prima Pagina. La giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi.